Questo è l'incrocio con questa strada che va verso il campo sportivo Via di Mezzo, e tra l'altro si vede qui la foto che ritrae proprio un incidente proprio in questo luogo. Qual è il problema qui? Allora, il problema qui è molteplice, insomma, in poche parole è la velocità. È la velocità sulla strada SR66, che di notte oltre che alla velocità c'è il problema che non è illuminata in questo periodo, non ci sono marciapiedi e poi i ladri sono anche entrati in tutte le case lungo questa strada. Siamo nel comune di Quarnata, lungo la strada regionale 66, la via Fiorentina nel tratto tra Olmi e Barba, all'incrocio con Via di Mezzo, all'altezza di quello che qualcuno ha ribattezzato il ponticino della morte, teatro troppo spesso di gravi incidenti stradali. Da qui la proposta di Lega Ambiente di realizzare una rotonda con l'obiettivo di ridurre la velocità delle auto e quindi rendere la strada meno pericolosa. E da tempo chiediamo, infatti l'abbiamo chiesto con una petizione presso il Comune, l'obiettivo infatti è di trovare una soluzione per ridurre la velocità. Qui si potrebbe fare, già che in Via di Mezzo c'è un altro incrocio più a monte che va a finire al centro sportivo del Morlungo e c'è una strada che è impossibile arrivarci, si potrebbe unire l'utile al dilettevole, cioè allargare la strada che va al centro sportivo del Morlungo, venire giù diritti, aprire un pezzo di strada che sarà 200 o 300 metri, e fare una rotonda sulla statale. Proprio alle nostre spalle c'è un campo dove lì potrebbe esserci lo spazio per realizzarla. Sì, esatto, noi l'abbiamo chiesto, chiaramente è una proposta, non vogliamo, anzi, ci sono oltre alla rotonda ci sono anche altre proposte che si sono perpetrate nel tempo e portate avanti sempre con delle riunioni con tutti i cittadini. Se uno prosegue su questa strada e va verso Poggio a Caiano, da quelle parti su questa stessa strada hanno fatto un bricco di rotonde per eliminare la velocità eccessiva. Bisognerebbe seguire l'esempio che hanno seguito in quei comuni, ecco.